Un viaggio alla riscoperta dell'evoluzione urbanistica della città, soprattutto analizzando un periodo, l'inizio dell'Ottocento, quando Caltanissetta affronta il passaggio da città feudale a capovalle. Un'osservazione attenta di tutte quelle tracce ed elementi che sono visibili a occhio nudo, ma interpretabili però solo dopo aver conosciuto la storia. Nonostante il tempo incerto, numerosi cittadini hanno partecipato la scorsa domenica all'appuntamento nisseno di Salva l'Arte, la campagna nazionale di Legambiente, ascoltando le spiegazioni e i racconti dell'esperto. Giuseppe Saggio. Ho spiegato l'evoluzione di Piazza Botteghelle, che chiaramente ormai non esiste più, perché il residuo è la parte iniziale di Viale Regina Margherita, quando alla fine dell'Ottocento si è pensato di demolire la spina dell'Isola del Tondo, che in sostanza era coincidente con il marciapiede centrale. E quindi è stata continuata la larghezza dei 30 metri della piazza e si è spostato il belvedere che si trovava proprio nel posto dove c'è la scuola San Giusto, che già era stata in parte demolito per costruire il palazzo della provincia nel 76, e quindi poi sono state demolite tutte le case, con tutti i risarcimenti che i proprietari hanno chiesto, perché chiaramente si è abbassata di più di 10 metri la quota stradale, quindi i danni sono stati notevoli. Dopo che Caltanissetta diventa capovalle, è chiaro che la città doveva rendersi più moderna e quindi avere le strade carrabili, per cui mentre prima i collegamenti erano semplicemente a piedi, a dorso di mulo, con qualche carretto, con l'ufficialità degli uffici, diciamo, della nuova provincia, chiaramente le carrozze, la rappresentanza era diversa, per cui la carrabilità delle strade è stata necessaria, e quindi abbiamo percorso tutto Corso Umberto, la parte iniziale, e abbiamo visto che sono rimasti i segni delle sottomurazioni di questo abbassamento di quota, in certi punti anche di notevole entità. Quindi sono state costruite diverse sottomurazioni. Ci sono i plinthi che reggono i cantonali, insomma tutta una serie di elementi che ci raccontano perché tutta la quota della provvidenza, che è facile vedere e intuire, è più alta rispetto alla quota del corso, e quindi dopo sono stati realizzati questi raccordi con le scalinate proprio per questo abbassamento di quota della strada.